Ciao a tutti, sono Candida. Oggi vedremo come fare un bigliettino di auguri utilizzando una semplice bustina da tè usata. Vediamo come procedere. Questa è la classica bustina del tè, vedete? Così è chiusa con... Adesso manca dentro la tisana, manca dentro il tè. Comunque, come si procede? Si fa il tè, perché la bustina deve essere sporca, altrimenti se non si è fatto proprio il tè non rimane questo effetto così... marroncino che dà un effetto antico vintage. Una volta utilizzata la bustina si fa asciugare con il tè dentro al sole. Una volta asciutta si svuota, si apre, tanto sotto e sopra è aperta, si svuota, e adesso noi andiamo ad aprirla così, in modo da, ma possibilmente senza rovinarla, così poi decidiamo dopo come tagliarla, cosa vogliamo fare, insomma come vogliamo utilizzarla. Vedete, così. Teniamo anche il nostro filo, perfetto. E questo è quanto, vedete, è caduta ancora un po'. Ecco, questa è la nostra bustina. A questo punto cosa facciamo? La timbriamo. Mettiamo sotto, prima di timbrarla, uno scottex, così rimane un po' più di morbido e riusciamo a timbrare meglio. Ok, quindi mettiamo la bustina, prendiamo un timbro, io utilizzerò questo timbro. Questa gabbietta bellissima della stamperia, lo metto sull'apposito portatimbro, e adesso con questa spugnetta, vedete, in modo da riuscire a dipingere il timbro ma non entrare dentro le fessure. Quindi mettiamo bene del colore, è un semplice acrilico marrone, così bagniamola bene, perché altrimenti se non mettiamo abbastanza colore rischiamo che poi non si veda una volta timbrata sulla bustina. E a questo punto andiamo ad appoggiare il timbro, così. Premiamo molto bene, perché abbiamo solo una possibilità per lasciare il timbro sulla bustina. Quindi non abbiate paura di premere bene il timbro e farlo aderire bene. A questo punto, così, andiamo a togliere la bustina e vedrete, ecco, come il nostro timbro è rimasto impresso sulla nostra bustina di tè. A questo punto possiamo dipingerla per renderla ancora più bella. Per dipingere il nostro timbro ho versato una piccolissima quantità di colori acrilici, perché tanto ne servirà proprio poco, e per andare a riprendere il disegno. Non è che non dovete fare una pittura, non bisogna essere dei pittori per fare una cosa del genere. Diciamo che basta andare a riprendere un pochino la forma del fiore, delle foglie, proprio per rendere più realistico e più bello. È più bello il disegno. Quindi diciamo che qui è tutta una questione un po' come volete voi. Volendo, col fondo del pennello, per esempio, possiamo creare dei fiorellini, così, giusto per dare un pochino di movimento ancora, per fare un po' di motivo, ma semplicemente facendo un lavoro di questo tipo. Vedete? Così. Ok. Ora mettiamo il nostro pallino bianco al centro, così. Perfetto. Ricordatevi che il bianco è importantissimo, perché in un disegno come questo
gli dona veramente subito tanta luce, quindi il bianco è fondamentale, per esempio, per da mettere nelle rose. E poi io farei anche una cosa del genere. Allora, col bianco, tipo ripassiamo un pelino così, un po', ma molto così, in maniera stilizzata, la nostra gabbietta, che acquisterà subito un'altra luce. Sì. Vedete? Perfetto. A questo punto, se vogliamo fare delle sfumature intorno alla gabbietta, come procediamo? Allora, per esempio, le facciamo in azzurro. Così. Ecco, a questo punto usiamo un pennello un po' più grande, tipo questo, molto bagnato. Quindi prendiamo proprio del colore, ma vedete, annacquato, molto annacquato, in modo che quando io vado a metterlo sulla mia carta da tè, vedete, in un attimo si spande e dà questo effetto un pochino, ecco, vedete, sfumato, non di tinta piena, così, giusto per, poi più lo fate leggero, più lo fate annacquato e più vedete il colore viene più leggero e fa questo effetto così, guardate che bello. Dipinta la nostra bustina da tè, procediamo con la confezione del nostro bigliettino da visita. Allora, prendiamo un bigliettino, questo è semplice, il semplice cartoncino azzurro che ci servirà per fare il nostro bigliettino. Dopodiché io ho utilizzato della carta, dei semplici ritagli di carta che avevo, che possono andare bene come colore. Cosa facciamo? Intanto roviniamo un po' la carta sul bordo così semplicemente con una forbice in modo da dargli un po' questo effetto antico, facciamo così, lo potete rovinare come meglio credete, in certi punti un po' di più, vedete, in certi punti di meno, sta a voi come preferite. Quindi facciamo questa carta così. Poi ho preso la pagina di un libro che ho strappato, vedete, tutto intorno. E ancora un pezzettino di carta dove andrò a timbrare il nostro augurio per il nostro bigliettino. Facciamo subito il timbro. Così. Ecco, utilizzerei questo timbro pensando a te, che è sempre molto bello. Lo centriamo così in questo modo. Procediamo con la timbratura, così. Diciamo che utilizzando questa piattaforma ho la possibilità di ripetere la timbratura più volte in modo che venga precisa e non venga sbavata. Ma se voi non avete questo attrezzo, basterà che premiate bene la prima volta in modo che la scritta rimanga perfetta. Si può fare comunque. Quindi questo è il nostro bigliettino. Anche questo direi di rovinarlo un po' con la forbice in modo che rimanga coerente con tutto il resto. Così. Una volta fatta questa operazione, importantissimo, usiamo il nostro
classico timbro della Distress, il Vintage Color, per, vedete, dare questo colore intorno al timbro che rende subito tutto così più vintage. Lo facciamo dappertutto, anche sulla nostra carta, sul nostro libro strappato, sulla nostra pagina di libro strappato, così, e sulla carta che abbiamo deciso di utilizzare come base. Così. Questa è un'operazione molto veloce, ma che, devo dire, cambia completamente l'aspetto del nostro lavoro. Allora, questo detto, è il nostro bigliettino. Allora, smusserei gli angoli in modo che venga un pochino più carino. Quindi facciamo così. Smussiamo i nostri angoli, li facciamo tutti in questo modo, così. A questo punto passerei anche qui un po' di timbro, preferenza, così vedete vengono messi in risalto anche i tagliettini che abbiamo fatto. Allora, per quanto riguarda l'incollare la bustina da tè, utilizziamo la colla, ma in questo modo. Mettiamo giusto solo dei punti di colla, sparsi un po' qua e là. Faccio vedere come, in questo modo. Vedete? Così. Perché? In questo modo noi andiamo a incollare dove vogliamo il nostro bigliettino, così, eccoci. Però rimarrà incollato solo in certi punti e quindi continuerà a rimanere un po', vedete, svolazzante, perché visto che è sottile è bello che rimanga un po' così sollevato dal tutto. Quindi lo incolliamo appena appena al centro. A questo punto andiamo ad incollare la nostra scritta. Non ci resta che attaccare in questo modo, in modo da lasciare la carta della nostra bustina da tè, e la metterei qua in questo punto, così. In questo modo, per
dare ancora un po' di movimento al bigliettino, farei ancora un'operazione. Utilizzando sempre la stessa carta, questa è una carta della stamperia che ho avanzato da altri lavori, faccio che timbrare un paio di farfalline, così. In modo da applicarle sul bigliettino, perché sono sempre molto belle. Ecco, una, facciamone ancora un'altra, così. Perfetto. A questo punto ritagliamo e quindi incolliamole sul nostro bigliettino. In questo modo abbiamo incollato nella parte interna la carta bianca per poter scrivere meglio e quindi il nostro bigliettino è completato. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo. Così non perderete i miei prossimi lavori. E con questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti. Ciao!